Cari amici, eccoci di nuovo qui, a Grotte Maria. Quello che vedete alle mie spalle è la lottizzazione che sorse intorno al 2006, 2007, 2008. Fu in quegli anni che per dar corso a questa lottizzazione vennero espiantati 660 ulivi, non tutti secolari, ma come potete vedere di buone dimensioni. Io feci una piccola indagine qui ad un vivaio e dissi: scusate, ho comprato un terreno, vorrei mettere degli ulivi. E mi venne richiesto dai 1000 ai 1500 euro a seconda la grandezza dell'ulivo che indicavo. 660 ulivi, tanti dichiarati in consiglio comunale dal consigliere Posa e dall'assessore Ercole Zangrilli, che furono messi a sedime nel Frusinate. Questi ulivi sono letteralmente spariti. Io ho presentato una mozione provocatoria, perché non sono un consigliere comunale, cercando di sollecitare l'opposizione e anche la maggioranza in questi momenti di necessità economiche a cercare questo capitale che è sparito, questo bottino. Niente da fare. E allora mi sono visto costretto a scrivere ai commissari che stanno liquidando i crediti e i debiti del comune virtuoso. E oggi ho depositato questo mio papello e ho fatto anche una cronistoria di come un comune virtuoso di pedutiana memoria si è arrivato al dissesto. Ecco, ho messo un po' di cosine che poi vi farò sapere. Vediamo adesso cosa succederà, se anche questa cadrà nel nulla e nell'omertà che ha permesso che nessuno sia responsabile di questo dissesto, nessuno sia responsabile di questa sparizione. Alla prossima, ragazzi, alla prossima!